Bentornati nella cucina di Chicca Love. Oggi prepariamo insieme le ciambelline fritte soffici senza uova e senza burro. Una ricetta adatta ai vegani e a chi è allergico al nickel e ai latticini e proteine del latte. Senza le patate e vengono preparate in questo caso con il licoli lievito madre. Partiamo proprio dal licoli, ne mettiamo 180-200 grammi se è inverno. Licoli l'ho rinfrescato e fatto raddoppiare. Ora sciogliamo il licoli con 180 grammi di latte di riso tiepido. Versiamo 180 ml di latte di riso tiepido e mescoliamo. Io mescolo con una spatolina in silicone, così è più veloce e si scioglie meglio tutto il licoli. Aggiungo 100 g di zucchero, 55 g di burro di riso. Qui sul mio blog e sul canale trovate come fare il burro di riso in casa. Poi mettiamo la scorza di mezzo limone. A questo punto mettiamo le farine. Mettiamo 250 g di farina 00 e 150 g di farina Manitoba, sempre 00 per chi è allergico al nickel. Se non avete in casa la Manitoba, potete usare la farina con forza W350. Iniziamo a versare la farina. Io in questo passaggio continuo ancora con la spatolina, ma se volete potete far partire già la macchina. Facciamo partire la macchina, velocità 2. Dopo aver inglobato 3/4 della farina, aggiungiamo un pizzico di sale. Il sale viene messo sempre a questo punto della preparazione in modo che non va a contatto diretto con il lievito, bloccandone la lievitazione. Spostiamo l'impasto su un piano di lavoro infarinato. Ora lo lavoriamo un altro pochino con le mani. Quando impastate dovete usare sempre questa parte. Andate a spingere. Dopo aver impastato per bene il nostro impasto, lo mettiamo a lievitare. Vedete? Se mettete il dito, l'impasto ritorna al suo posto, segno che il glutine si è sviluppato e che è pronto da mettere a lievitare. Se preparate l'impasto la sera, lo potete mettere in frigo a far fare la prima lievitazione e poi il giorno dopo lo tirate fuori dal frigo, fate riambientare un paio d'ore di lievitare fino al raddoppio e poi si passa alla pezzatura. Se viene fatto in giornata, a questo punto mettiamo nella ciotola al caldo. Il lievito ha bisogno di una temperatura di 28-30 gradi. Potete metterlo nel forno con la luce accesa, per esempio. E lo facciamo lievitare fino al raddoppio. Dopo andremo a fare le pezzature. Infine facciamo un taglio X, in modo che la lievitazione si possa sviluppare bene, si possa allargare l'impasto. Chiudiamo e aspettiamo il raddoppio. Con i licoli ci vogliono dalle 4 alle 8 ore in base alla temperatura e allo stato dei licoli. Una volta che l'impasto è raddoppiato, vedete, lo spostiamo su un piano di lavoro infarinato. Una volta che l'impasto è raddoppiato, come potete vedere, si mette su un piano di lavoro precedentemente infarinato, così infariniamo, e spostiamo l'impasto. Prima lo stacchiamo dai bordi e poi dolcemente lo facciamo scivolare sul piano. A questo punto stendiamo con un mattarello, un'altezza di mezzo centimetro. Con un coppapasta circolare andiamo a fare dei dischetti.
questi dischetti, facciamo un buco al centro, così, e lo disponiamo su un piano di lavoro infarinato oppure su una teglia già ricoperta di carta forno per fare la seconda lievitazione. Una volta finita la pezzatura delle ciambelline, lasciarle lievitare fino al raddoppio, altre 2 ore circa. Una volta che le ciambelline saranno raddoppiate di volume, passiamo a friggerle. Le friggiamo in olio di riso che è adatto a chi è allergico e al nickel. Se non le volete friggere, si possono anche cuocere in forno, 180 gradi in forno statico per 10-15 minuti, oppure ventilato 170 gradi per lo stesso tempo. Cuociamo un paio di ciambelline per volta in modo che non si attaccano. Per girarle usiamo una pinza di legno in modo che non si riga la padella. Quando le ciambelline si saranno dorate, le giriamo. Dobbiamo cuocere un minutino per lato più o meno, massimo 2. Quando poi le scoliamo, subito dopo averle passate su carta assorbente, le andiamo a passare nello zucchero semolato per fare la copertura glassata. Questa è la doratura che devono avere le ciambelline. Queste sono ciambelline che ho già preparato. Come notate, in cottura si vanno a gonfiare ulteriormente. Vediamo. Passiamo nello zucchero. Queste sono le ciambelline fritte, soffici, senza uova né burro, adatti per chi è allergico al nickel, al lattosio, alle proteine del latte. Sono vegani e sono buonissimi. Ora ve li faccio vedere aperti, scotta. Ecco qua, guardate che belli, soffici, soffici. Miam miam. Questa è la prima infornata delle ciambelline al forno. Vedete come stanno crescendo? Ora si finiscono a cuocere, dopodiché le potremo assaggiare. Passati 15 minuti, sforniamo le ciambelline al forno. Eccole qua. Io le ho cotte in forno ventilato a 170 gradi, 15 minuti. Come vedete, si sono talmente tanto gonfiate che si sono chiusi i buchi e sono diventati dei croffen, ma sono buoni lo stesso. Si sente un odorino fantastico. È molto importante l'impasto, che deve avere comunque un buon sapore, in modo che sono saporite anche nella versione al forno. Quelle fritte ovviamente hanno un gusto in più, è una gran porcata, lo sappiamo, ma anche quelle al forno sono buonissime. Queste aspetteranno la colazione di domani. E invece quelle fritte ci facciamo la merenda, sempre se me le fanno avanzare, me ne lasciano qualcuna anche per me. Queste le mettiamo a raffreddare e sono pronte. Vi ricordo che sono senza burro, uova, latticini, quindi vegane, adatte a chi è allergico al nickel, al lattosio e alle proteine del latte. Sul blog, oltre la ricetta di queste ciambelline, trovate anche quella della versione con le patate o graffe napoletane. Se la ricetta vi è piaciuta, ricordate di iscrivervi al canale e mettere mi piace. Mi potete seguire anche su Instagram e su Facebook con il gruppo e con la pagina. Questo è tutto dalla vostra Chicca Love e alla prossima!